Maestro Gennarelli, lei dirigerà appunto questo concerto, questa serie di concerti che di inaugurazione per l'Orchestra Sinfonica del Molise, quindi questa orchestra che finalmente è realtà. Sicuramente lei sarà sul palco con una gioia doppia, tripla rispetto al solito. Beh, certo, insomma, da tanti anni ho fatto attività qui in Molise, da diversi decenni, però è chiaro che l'occasione di portare nel territorio molisano un'orchestra, una ICO, che come già abbiamo detto, insomma, è una realtà importante, professionale, finanziata dal FUS, è chiaro che mi riempie di tanta gioia. Mi piace dare il là a questa stagione perché in qualità di, insomma, direttore artistico e musicale di questa orchestra ci tenevo, ma poi chiaramente ho lasciato spazio a tutti i direttori che in qualche maniera abbiamo invitato, che insomma ho voluto che venissero a dirigere, perché l'orchestra deve crescere, deve lavorare, si deve confrontare, e quindi abbiamo solo assolutamente da far fare un cammino importante e lungo a questa compagine. Tre concerti inaugurali, si parte da Campobasso, poi c'è Isernia, Agnone, però il cartellone prevede per il prossimo anno una serie di eventi, proprio molti eventi, quindi vi dovrete dare proprio parecchio da fare. Sì, diciamo che il da fare è stato già in questi mesi, perché noi abbiamo avuto il lascia passare dal Ministero all'inizio di agosto, quindi abbiamo dovuto fare tutto in pochi mesi, le audizioni e quant'altro, una programmazione fino alla fine di dicembre, e quindi insomma dobbiamo assolutamente, faremo più di 30 concerti fino alla fine di dicembre, interesseremo anche le scuole proprio la prossima settimana dopo questa produzione. L'orchestra andrà presso alcune strutture scolastiche per fare delle lezioni concerto, per far vivere ai ragazzi da dentro il mondo dell'orchestra. È chiaro che l'anno prossimo, nel 2023, la programmazione avrà un respiro più ampio. Cercheremo di dare attività all'interno di vari mesi dell'anno, anche con una produzione estiva, valorizzando i nostri posti importanti della regione e magari anche extraregionali, perché noi ci stiamo confrontando e ci stiamo relazionando con istituzioni concertistiche e sinfoniche anche fuori regione, insomma. Maestro, cosa significa nella pratica per uno studente, un musicista che esce dal Perosi adesso poter accedere all'orchestra, avere la possibilità di poter magari un domani lavorare nell'orchestra del Molise? Certo, diciamo, hanno lo scopo di, l'intento di studiare in conservatorio, la voglia e poi il sogno di vivere di quello per il quale, insomma, hanno fatto tanti sacrifici. L'orchestra vuole rappresentare questo sogno, questa occasione, e quindi insomma chiaramente ci sono delle selezioni, delle audizioni per entrare, insomma tutto quello che poi fa parte del nostro mondo, tutti i mondi, tutte le realtà istituzionali della nostra nazione o anche mondiale, si lavora in questa maniera, però insomma per loro rappresenta un momento fondamentale, perché hanno la possibilità reale oggi di dire: io esco dal nostro conservatorio, che è una, insomma, un'istituzione importantissima, di docenti bravissimi, e che poi insomma loro avranno la possibilità di uscire dall'istituzione conservatorio e di approdare nel mondo del lavoro dello strumento che hanno studiato in conservatorio. Quindi insomma per noi questo rappresenta il più grande orgoglio di questa, perché è una realtà che deve dare lavoro ai giovani, e su questo il Ministero conta molto. Che maestro, ripetiamo questa cosa che sembra scontata per lei magari, ma non lo è: il musicista lavora, è un lavoro fare il musicista. Questa è un grande assist, io la ringrazio. È importante che si capisca che si vive facendo il musicista, si lavora di musica, si rispetta la professione del musicista. Io quando dico musicista chiaramente dico il professore d'orchestra, il cantante lirico e poi tutto l'entourage, i macchinisti, gli attrezzisti, insomma voglio dire, noi abbiamo
delle strutture, il Teatro Savoia, l'Auditorium di Isernia, il Teatro Argentino, dobbiamo assolutamente, di Agnone, dobbiamo assolutamente valorizzare questi posti con le professionalità del nostro territorio. Matteo Torcaso, baritono, tu esordirai qui a Campobasso, non come professione, intendiamo come nel concerto di inaugurazione di questa Orchestra Sinfonica del Molise, quindi una bella responsabilità la tua, no? Sì, è comunque una grande responsabilità, perché comunque già il fatto che sia un concerto di inaugurazione, quindi è anche giusto essere pronti, preparati, fare una bella figura, perché comunque è una realtà nuova che merita sicuramente di andare avanti. Leggiamo nel programma musiche di Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, c'è un po' di tutto. Sì, c'è un po' di tutto, anche se, come dire, dalla parte mia sono un baritono che canta comunque il repertorio più buffo, più leggero. Quindi non il tipo di baritono da Verdi, ma più da Mozart, Rossini, appunto Donizetti, e quello che canterò in questo concerto appunto sarà Rossini e Donizetti, che soprattutto Rossini per me è un autore particolarmente a cui sono molto affezionato.